Con il vicepresidente dell'ANCE, un importante incarico questo, ma parliamo di Lucera. Lei è di Lucera e praticamente ha fatto un accenno nella conferenza stampa di presentazione su quelle che sono le tematiche, il POG, un POG che è stato adottato dalla precedente amministrazione e che probabilmente vedrà il 30 marzo la definitiva approvazione. Ecco, la considerazione fondamentale di un tecnico, ovviamente, su questo POG lucerino. Allora, innanzitutto la ringrazio per i complimenti per il nuovo incarico. Sono onorato di svolgere questo ruolo di vicepresidente. Ovviamente credo che questo sia anche un motivo d'orgoglio per Lucera, perché, come ovvio, io conosco molto bene la realtà lucerina vivendola ogni giorno, e quindi questo permette anche di evidenziare quelle che sono le esigenze della mia comunità nell'ambito dell'ANCE Foggia e quindi farmi anche portavoce di tutte le imprese del territorio. Relativamente al PUG in modo specifico, devo dire che come ANCE noi sia con la precedente amministrazione che con la nuova amministrazione abbiamo avuto più incontri con il sindaco, gli assessori, la giunta e abbiamo sempre avuto modo di evidenziare in modo chiaro e trasparente quelle che sono le esigenze delle imprese sul territorio, perché è ovvio che se non si trova un punto di incontro tra le imprese da un lato e la politica dall'altro non si riesce neanche a favorire uno sviluppo del territorio. In particolare abbiamo evidenziato tra l'altro la necessità di cercare di uniformarsi a quelle che sono le direttive europee, nazionali e regionali, ovvero cercare il più possibile di limitare il consumo del suolo. Nello stesso tempo abbiamo evidenziato la necessità di stimolare le imprese a investire sul territorio e quindi cercare di superare tutte quegli elementi che in quello che era la bozza del PUG che abbiamo visto inizialmente, tutti quegli elementi che diciamo dal nostro punto di vista creano un ostacolo. Approfitto per evidenziare che per questa attività c'è stata anche la collaborazione preziosa dell'ingegnere Palumbo che è qui insieme a me, che fa parte anche del consiglio direttivo, la cui esperienza chiaramente è preziosa per diciamo per riuscire a raggiungere degli obiettivi che possano, ritornando al discorso di prima, possano stimolare le imprese a investire sul territorio, perché e pensiamo che da questo punto di vista l'amministrazione abbia recepito il messaggio e ci verrà incontro. È ovvio che lo strumento deve essere tale da far sì che oltre che gli imprenditori di Lucera, anche eventualmente imprenditori di fuori, perché io confrontandomi con i colleghi di Foggia ho avuto modo di rendermi conto che c'è la disponibilità anche a venire a investire sul nostro territorio. Chiaramente per fare questo ci devono essere i presupposti. Senta, Lucera soffre, tra virgolette, di una forte espansione. La parola generazione, rigenerazione urbana verrà anche evidenziata a Lucera? Assolutamente, il discorso che ho fatto prima sul consumo del suolo è strettamente collegato alla rigenerazione urbana, diciamo che sono due facce della stessa medaglia, perché noi da un lato dobbiamo assolutamente uniformarci alle direttive di cui le dicevo prima e quindi limitare il consumo del suolo, dall'altro lato dobbiamo operare sulla rigenerazione urbana e quindi andare a favorire interventi nell'ambito della città, soprattutto di demolizione e ricostruzione. Da questo punto di vista ritengo opportuno aggiungere quello che ci ha detto il probabile futuro presidente della regione Emiliano, che abbiamo incontrato qualche giorno fa, il quale ha proprio evidenziato che nel settore dell'edilizia
il suo principale indirizzo sarà proprio quello di favorire il più possibile le ristrutturazioni, intese soprattutto come demolizioni e ricostruzioni, anche con degli importanti premi di cubatura, proprio per stimolare le imprese a investire. Quindi questa è, diciamo, la linea. Noi siamo in assoluta sintonia anche con quello che ha detto il Presidente della Regione, futuro Presidente della Regione. Beh, questo è un auspicio piuttosto, è un segnale politico. Che c'è del passato e con il presente che funziona finalmente adesso? Diciamo che c'è più sinergia anche con l'amministrazione. L'amministrazione ha ascoltato sia come tecnici che come Confindustria, abbiamo avuto diversi incontri e stanno valutando le famose osservazioni. Il sindaco Tutola ha promesso che entro il 30 di marzo queste osservazioni saranno riportate poi in consiglio, e noi ci auguriamo che alcune osservazioni sono state presentate da imprenditori locali, ma particolarmente anche da Confindustria, siano accolte, perché sono osservazioni sagge. E le richieste che sono state fatte sono richieste che non vanno a creare scempio, ma vanno semplicemente a tutelare e valorizzare il territorio, e speriamo che il tutto l'iter si svolga più brevemente possibile, perché io vengo fuori poi dal primo PRG, quelli degli anni 70, dove l'approvazione di un piano con le norme di salvaguardia che scattano per un certo periodo non fa bene, perché congela ancora di più le attività, in quanto bisogna presentare richieste edilizie o altro che siano conformi al vecchio piano e al nuovo piano. Quindi finché noi non avremo il nuovo piano approvato definitivamente, noi dovremo sempre guardare l'uno e l'altro. Allora, se questi tempi si allungano è un danno ancora per la città, se i tempi si accorciano speriamo bene, poi speriamo anche in questo accoglimento di osservazioni fatte anche dall'Assindustria. Senta, io approfitto ad essere anche un po' provocatorio. In questi anni si è parlato di tante cose, ci sono anche i giudizi a livello di magistratura in corso, ce ne saranno altri magari, stando a quello che si dice, ma diceva l'assessore Barbanente qualche tempo fa a Lucera in un intervento, tra virgolette, mettiamoci una pietra su, però di cubatura nuova non ne parliamo, che vuol dire non costruire più, bisogna ritornare a risistemare quello che già c'è. Ma un vostro giudizio spassionato, insomma, ci sono cose che sono state fatte e non dovevano essere fatte, o magari dovevano essere fatte in una maniera diversa? Ma diciamo che è stato fatto poco. Cioè, noi abbiamo vissuto dal PRG del 74 ad oggi con quello strumento urbanistico, cioè non è stato avviato niente di nuovo. Questo nuovo piano regolatore, per il quale tra l'altro anche io partecipai un po' nelle prime fasi, e vede la luce dopo 74, 2014, dopo 40 anni. Quindi la città è stata immobile per 40 anni. Insomma, tutta colpa della politica? No, non solo della politica, ma anche dei cittadini, forse anche. Diciamo che chi tira e chi dovrebbe scegliere è la politica. Chi ha ritardato determinate scelte è la politica, con modifiche e altro. Però oggi non guardiamo al passato, cioè cerchiamo di evitare gli errori del passato, e quindi operiamo in maniera concreta.